Ciao a tutti e benvenuti in un video, sono già 2308 e oggi costruiamo finalmente una casa a tema Halloween. Ma sto volando? Ok, ora non sto più volando. Sì. Allora, io direi di andare subito a prenderci dei blocchi, che potrebbero essere delle ragna. Non ce l'ho ancora in inglese, vero? Vediamo. Niente, ce l'ho ancora in inglese. Ecco qua. Allora, vediamo un po' di mettere in italiano. Italiano, a posto. Allora, praticamente stavo dicendo, ci andiamo a prendere le nostre ragnatele. Ok, ragnatele, e ce le mettiamo qui. Poi ci prendiamo i nostri, della legna ci sta sempre. Ma questa è bellina. Poi ci prenderei dei mattoni, prendiamo i mattoni questi, quelli muschiosi, quelli tutti sbriciolati, e basta direi. E poi un po' di questo che sembra tipo una terra da cimitero, no? Poi io inizierei a costruire facendo una base con queste assi, facciamo 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Che salto? Ma c'ho l'autojump. Perché c'ho l'autojump? Aspettate che tolgo l'autojump. Che a me dà un fastidio l'autojump. Ok. Ecco, adesso è tutto a posto. Forse perché l'ultima volta ho giocato in 1.12 e quindi, in 1.0 e quindi mi si era buggato tutto. Vabbè, comunque poi andiamo avanti. Ok. Così. Rompiamo anche tutto qua. E adesso iniziamo a fare il nostro pavimento. Ok, abbiamo finito il nostro pavimento. Io inizierei a fare una specie di contorno, no? Con questa legna. Che secondo me ci sta. Ah, poi vi ricordo di andare a vedere il video della 1.0, in cui abbiamo giocato in Minecraft 1.0, e se l'aggiunge non mi ricordo quanti, forse erano 7. A voi non dà fastidio queste bolle che mi vengono davanti? Vabbè. Comunque, se mi pare erano 7, vi porto Minecraft moddato, che è buono anche per fare tipo le costruzioni, no? In survival non è tanto buono Minecraft moddato, però per altre cose... Allora, adesso ci facciamo una porta qui, di... È giusto. No, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no, la dobbiamo fare per forza da questa parte, e la farei di qua, così, no, così, ok, adesso andiamo a prenderci la nostra porta, una porta un po' horror, questa che sembra una tendina, però buttiamo via questo, allora, mettiamo questa che sembra una, ah no, questa non è quella che sembra una tendina, vabbè, è bella comunque. Poi andiamo avanti facendo un contorno, questa, un contorno così, poi saliamo con questa e ci metterei un po' di ragnatele anche dopo, vediamo tutto, però adesso finiamo qui. Sta arrivando il mattino, no, mi sa che ho stoppato il tempo a notte, sì, così, poi anche di qui. E... così. Ah, questo mi dà fastidio. Aia, che fastidio. È un po'... Eh sì, sarà tutto sbagliato. Vabbè. Sei nervoso. Vabbè. Niente. Allora, si può risolvere. Fermi. Si può risolvere. Si può risolvere sicuramente in qualche... Ok, risolto. Va bene, a posto, risolto. Poi facciamo così, ci mettiamo ancora questi, qui dovrebbe venire giusto teoricamente, dopodiché ormai non viene più niente giusto, però teoricamente, ok, va bene, ok, è venuto, sì, no, perché qui ne vanno messi due. Ok, adesso in teoria andiamo a prenderci del vetro bello, questo pannello,
pannello di vetro nero alternato a... No, vetro blu è più pauroso, lo facciamo un po' rotto. Tipo, farei così, no? Anche qui lo mettiamo... Qui lo mettiamo tutto. Qui ne mettiamo così. Qui ne mettiamo due così. Poi ne mettiamo due così. Qui chiudiamo tutto. Sta anche venendo il giorno. Qui chiudiamo tutto. Qui facciamo un po' tutto rotto. E qui ne mettiamo così. Bene. Adesso, il tetto. Come lo facciamo il tetto? Io per il tetto pensavo di usare... Ma ci abbiamo i comandini per cambiare i blocchi? No, mi sa di no. Cosa usiamo? Usiamo questi mattoni? Andata per questi mattoni. Però ci servono anche gli scalini. Scalini di mattoni di pietra. Buttiamo via questi, che non mi ispirano troppo. E mettiamo gli scalini. Sapete che forse è meglio se li mettiamo così, gli scalini? Guardate, così. Sì, ciao. Così. No, non è venuto così. Adesso verrà, cioè, non vi preoccupate che ci vogliono 20 minuti, però si può fare. Vabbè, ci vediamo quando ho finito di fare questa cosa. Ok, allora, ho finito questo lavoraccio incredibile che non ce l'avrei mai fatta, in video, invece fuori dal video sì, adesso facciamo un tetto, sapete come lo facciamo? Lo facciamo un po' a punta così. Secondo me ci sta. Ok, no? Un po' tutto così. Poi vediamo che effetto fa. Se non mi piacciono queste bolle, che a me non danno fastidio, però magari nel video danno fastidio. Boh, magari la prossima volta le tolgo, va bene? Trovo un modo per avere la luminosità anche senza queste bolle. Ci sarà un effetto di visione notturna senza vedere le bolle, no? Boh, vedremo. Allora, così, oppure anche magari una mod che mi fa... Boh, non lo so, ci sono delle mod del genere. Però, vabbè, finiamo questo tetto. Poi sapete cosa mi è venuto in mente? Di usare le slab per fare tipo una specie di rientranza, guardate. Eh sì, slab, però non si chiamano slab, si chiamano... com'è che si chiamano? Lastra. Perché cioè quelle lì sono proprio le chiami slab. Sono l'unica roba che io so dico in inglese su Minecraft. Vabbè, allora, perché no, invece di una rientranza, se invece facessero... Ma secondo me viene anche a rientranza. Facciamo una specie di mini terrazzino per buttare in testa l'acqua quelli che ti vengono a fare dolcetto scherzetto. Ma sì, no, dai. Ecco, finiamo qua. Stavo anche pensando di fare una roba con il vetro qui, ma no, chiudiamo. Ci piove in casa. Chiudiamo che ci piove in casa. Ok, bene, adesso facciamo qui una zona con il puzzle, un po' tutta così, un po' tutta schifosa, dove ci mettiamo anche delle teste dopo di scheletro. Adesso vediamo. Qui si può togliere, no, perché si rompe la porta. Così. Andiamo a prendere delle teste. No, sì. Scheletro. Ok, metterei questa e questa. Generatore di scheletro. Poi, no, mi sa che non si può perché dopo arriva il giorno e si brucia. Poi mettiamo un po' di testolina in giro. Così. Dai, ci sta, no? Ah vabbè, mi sono dimenticato di dirlo, ma credo che ormai l'abbiate capito. Oggi facciamo casa a tema Halloween. Vabbè, cioè, non stavo a dirvelo. Qui ci mettiamo, no, i mattoni rotti, no. Le ragnatele, ecco, le ragnatele. Così, che scendono un po'. Pure qui, un po' tutte così. Potete... che fastidio. Un po' tutte così in giro qua, che vengono giù. Ok. Ok,
Dai, ci sta, no? Poi mettiamo delle lanterne, molto horror. Vabbè, le zucche, ci stavamo dimenticando le zucche, le lanterne blu, vabbè. Le lanterne le mettiamo qua, ne mettiamo una fuori, non lo so, non si mettono le lanterne fuori da lui, non so perché mi è venuto. Come facciamo però? Ci serve uno stecchino, ah sì, come si chiama quella roba lì dell'end? Ecco qua, barra dell'end, perché così in questo modo riusciamo a metterla per il così, da appenderci la... Non si può appendere la lanterna? Non si può mettere la lanterna. Non si può. Si può mettere solo per te. Si può appendere qui. Ah, io sono abituato, mi sa, alla Bedrock Edition. E nella Bedrock. No, ah, hai capito. Ah, hai capito. In questa versione non ti fa appendere le lanterne agli scalini. Eh no, beh, è giusto perché le lanterne dove le vuoi appendere agli scalini. Di qua è due, di qua è. Eh sì, di qua è. È troppo allora. In teoria è giusto così. Va bene, dai. Poi mettiamo un po' di lanterne comunque in giro, anche un po' di queste cose così. Poi ci mettiamo delle zucche. Così. Poi cosa ci possiamo mettere di horror? Un cimitero, però come fare un cimitero? Facciamo una tomba qua. Qua, facciamo una tomba. Qua facciamo una tomba, no? Così. Prendiamo. E sotto ci mettiamo anche un cadavere. Come facciamo a metterci un cadavere? Ci sono. Ah sì, lo scheletro, quello che non muore. Scheletro avvizzito. Cos'è che. Sì, vagabondo in Italia. Generatore di. Ah no, non cavallo, scheletro. Scheletro. Vagabondo? Ok, sono riuscito. Dopo vi farò vedere la sorpresa. Ho messo degli cosi avvizziti che non muoiono teoricamente. Vabbè, comunque andiamo avanti. Mettiamo, no, non questo, questo. Cioè, con tanta fantasia diventa una tomba, eh. Ah, poi prendiamo un cartello e scriviamo. Si può mettere, sì. Sì, allora. Qui giace Beato Gnocchi. No, dai, scherzo. Qui giace. Vabbè, lasciamolo in sua memoria, visto che è morto. Ok. Qui giace Beato Gnocchi, va bene. E qui sotto c'è il segreto. Il segreto, no? Con i cosi a. Vabbè, avete capito. Poi mi era anche venuto in mente di mettere in giro un po' delle liane. Che teoricamente dovrebbero crescere, no? Se io li metto, però no, non voglio che crescono perché dopo mi rovinano. Ok. E mettiamo un po' in giro. Ok. Così. Va bene, dai. Ci sta, dai, no? Ok, allora, io direi anche di chiudere. Siamo a 17 minuti, abbiamo registrato abbastanza, sì, in realtà sarà meno di 17 minuti. Vediamo un po' come abbiamo fatto la nostra casa, ci abbiamo tutta casa a tema Halloween. Manca qualcosa però. Mettiamoci uno scheletro per festeggiare così. Basta, uno scheletro e basta. Bravo. Lo rinchiudiamo così. Ecco, in questo modo non può uscire. Bene. Così. Vabbè, comunque per questo video è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanellina e vediamo cosa mi fa. Survival. Aiuto! Per questo video è tutto. Aiuto, aspettiamo di morire. Niente. Ciao!